siamo i cinque comuni che fanno parte di quel gruppo di comuni perché siamo sul fondovalle che hanno adottato e approvato il PAC, che è il piano d'azione comunale, dove ci sono contenute le azioni da mettere in campo, sia preventive che una volta che sono successi fatti come quello dello sforamento dei limiti di PM10, che intervengono a tutela della cittadinanza per cercare di limitare queste emissioni. Il PAC contiene appunto azioni preventive che sono poi da mettere in campo nel corso del tempo, ma anche obblighi d'ordinanza come quello che è stato fatto per due volte, perché oggi abbiamo in vigore un'ordinanza che arriva fino all'Epifania e che vieta gli abbruciamenti da parte della cittadinanza, l'utilizzo di caminetti aperti, vieta, cioè invita fortemente a spengere le auto in caso di code di lungo periodo, limitare l'uso delle auto per quanto possibile, quindi organizzandosi anche tra cittadini per, diciamo così, fare un trasporto che sia quanto più possibile coordinato e limitando l'uso dell'auto personale. Naturalmente, il Comune di San Giovanni ha fatto delle ordinanze, ma sta facendo anche delle azioni preventive. Noi stiamo organizzando un servizio di trasporto pubblico locale all'interno del territorio comunale. Il PUMS va in quella direzione con la costruzione delle piste ciclabili e quindi l'invito a utilizzare più mezzi alternativi all'auto.